Buonasera e bentornati o benvenuti nel mio canale. Oggi voglio mostrarvi un po' di shopping che ho fatto, ma uno shopping un po' diverso dal solito, perché sono stata alla famosissima Vino Kilo, ovvero Vintage Kilo Sale, cioè la fiera del vintage, diciamo, dove viene venduto abbigliamento vintage, quindi usato ma praticamente nuovo, e al chilo. Quindi l'abbigliamento viene venduto a 35 euro al chilo ed è una cosa secondo me fantastica. E io mi sto iniziando ad avvicinare sempre più anche all'abbigliamento sostenibile, perché comunque stiamo un po' danneggiando il nostro pianeta, quindi forse è il caso di stare attenti. E abbigliamento sostenibile significa anche prendere abbigliamento, comprare abbigliamento vintage, quindi magari una cosa che è nuova o usata pochissimo o usata veramente niente e che magari non piace più, viene appunto portata a un mercatino specializzato appunto nella rivendita di abbigliamento vintage e ecco, scusate l'interruzione della gatta, ma appunto vi stavo dicendo, c'è sempre più questa cosa di comprare vintage per salvaguardare l'ambiente. Quindi una cosa che non viene più utilizzata da qualcuno, potete utilizzarla voi. E appunto sono andata a questa fiera del vintage, appunto Vino Kilo, e vi mostro che cosa ho preso. Ah, prima vi mostro un'altra cosa che non c'entra niente con l'abbigliamento, ma ve la mostro lo stesso. In un negozio di Genova, diciamo nel centro storico, ho acquistato un barattolo di pesto e ve lo faccio vedere. È questo di Pesto Bene, niente, è un acquisto comunque che fa parte del mio haul di oggi, quindi questo. Poi, allora, da Vino Kilo ho preso questa camicetta vintage, carinissima e nera, con tutti questi motivi floreali molto primaverili. È veramente carinissima. È una taglia 38 visto della marca Classic, ma in realtà è una 38 che a vedersi è perfetta. Io di solito ho la 40, 42, ma sono quei capi un pochino larghi e insomma mi piace un sacco. Naturalmente prima di andare a utilizzare queste cose andrò a lavarle in lavatrice. E questa è una. Poi ho preso da portarmi poi in vacanza quest'estate, che me ne serviva uno e lì io l'ho visto e l'ho preso, della marca Colline o Colin, taglia M, un copricostume. Praticamente è fatto così, con questo azzurro e queste tipiche decorazioni marine. E tutte queste frangettine in fondo. È molto bello, molto comodo perché ha la spalla larga e appunto lo indosserò sopra al costume e mi piace un sacco. E poi, come ultimo capo vintage, ho preso questo maglioncino rosso, sempre taglia M, della marca Charter Club Classic, che non ho idea di che a quali anni risalga, forse 80, 90, 70, non ne ho idea. Rosso, bellissimo, fatto così con questa lavorazione a trecce, appunto così. È molto caldo come maglioncino, aspettate perché ho i gatti che mi disturbano, perché è praticamente 70% vabbè, lana, 20% angora e solo un 10% è nylon. E quindi insomma comunque è un buon maglioncino di questo bel rosso, rosso mi mancava e appunto l'ho preso. Poi invece da Sephora è stato un acquisto molto al volo perché ho dovuto buttare la mia Naked Basic che ormai aveva 11 anni e a parte essere ormai quasi finita era scaduta da un bel po'. Era scaduta da un bel po', aveva un po' di odore strano e comunque non mi fidavo più ad usarla. E dato che comunque i colori che utilizzo principalmente sono i nude, ho preso la palettina di Fenty Beauty, che è la Snap Shadows nella colorazione 1 True Neutrals. Questa qua. Appunto, sono molto carine queste palettine perché sono piccole, potete portarle comodamente in viaggio e il prezzo non è di una Too Faced o di una Urban Decay,
perché costano 25 euro, quindi insomma un prezzo giusto per una palettina comunque che vale, perché ho visto delle recensioni, sono palettine molto valide, dice che il colore è super intenso, facile da sfumare, palette di colori da abbinare, e comunque andrò a magari fare un video recensione e, insomma, insieme a voi. Allora, andiamo ad aprirla. La palettina si presenta così, Fenty Beauty 1, che è appunto il numero di questa palette, piccolissima. Dietro vi mostra tutte le tonalità degli ombretti e gli ombretti all'interno sono questi. Come vedete, tutti nella tonalità del nude e sono veramente colori carinissimi. C'è uno più neutro, uno più rosino, uno più dorato, vedete, e poi questi. Insomma, veramente una tonalità che... sono tonalità che vanno bene a tutti. C'è lo specchietto e la trovo veramente pratica e funzionale. Poi mi hanno dato come campioncino un siero della Eisenberg, che credo non comprerò mai perché costa un sacco di soldi, ma un campioncino viene sempre bene. E nulla, questo è tutto il mio haul di oggi, appunto sia beauty che di abbigliamento vintage. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commento qua sotto, fatemi sapere se anche voi avete comprato vintage, insomma che cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale e anche alla mia pagina Instagram, misslilia001. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!